Eccoci qua, buonasera a tutti, regà. Comunque, scusami, ma la W di Ezreal, Buonasera, buonasera. più che 4 secondi di sconto, da quanto a quanto è passato? Da 12,8 è una grande differenza 12,8. Ok. Abbastanza. Mi preoccupavo che fosse tipo, che ne so, da 7 a 3, che ne so, da No, 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 una roba del no, genere. No, cioè, perché. questo 7 sarebbe broken. Ecco, no, perché già da 12, cos'è, da 12 a, da 8. 12 a 8 è già una cosa. Se passa, che ne so, da 8 a 4, insomma. No, certo, però comunque diciamo che è un buon buffer, non ti lamenti, poi è meno Sì. costoso, dai, Cioè, parte buono, che buono. mi Tu sei già inviterai. online, Intanto, credo. allora, sì, sono già online, ti invito. Eccolo. Entrate Ah, già stiamo nel. già in un lobby, se vuoi è uguale. Vai, posto. Io mi Entra. claimo la top lane perché. Vabbè, non volevo fare una battuta che non voglio fare. Perché la Innanzitutto, giungla. scusami un secondo. Buonasera Fernandino. Mua, come va? Tutto bene? Buonasera, buonasera, buonasera. Adesso la giungla fa assolutamente vomitare. Ah, non voglio giocare questo schifo che hanno fatto. È proprio veramente obbrobrio. Allora. Oltre al gesto, sì, dai. Mi fa molto piacere che sei e che ti vedo qua, Fernando. Buon salve. In sti giorni, minchia, non Patatani. c'è stato proprio nessuno. Ammetto che. Buonasera. Il Ma chi è che è entrato? patato. L'ho avvisato io se posso. Altrimenti. Bah, vabbè, ok. Chi fa la di carry con me? Io vorrei andare top a DC. Posso andare anch'io a DC se vuoi, Matteo? Vai, vai. Tranquillo. Vieni, Ok, vieni. ciao, Matteo. Aspetta, Vai tu aspetta. inizia a trattare Gary. Vorrei evitare onestamente di mettere giù da Resti seconda. Dai, firmare facciamo sto con gambling, vai, salta chat così. invece Così di magari no. almeno. Un secondo. E Bah. niente. Allora, abbastanza bene, dai, Fernando. A parte la tosse, devo dire che questi giorni ero un po' giù di corda perché ho avuto poco tempo per fare le live, infatti no, ho saltato delle live. C'è un Quelle piccolo poche problema, live. signorino, scusate. Boh. Lo butti fuori e metti il gruppo privato, per favore. Ah, è un Ah, amico l'ho di aggiunto Patrick. io. Ah, ok, allora scusa, avevo pensato già. È mio amico del Ah, va dicevo, bene, vai, vai, vai. ho saltato un po' di live, non ho avuto molto tempo e quelle poche live che ho fatto, tra l'altro, sono state letteralmente morte, nel senso non c'era nessuno a guardare le live, a parte Patrick che mi chiedeva posso entrare in lobby con voi? O il castoro che ha fatto la sub. E tra l'altro hai vinto Capito. Quindi chiedi a 150 punti, firmarlo mi qui sembra, o qualcosa Baja. del genere. Non ho rollato, non ho L'ho fatto. rollato offline, scusami, hai vinto sui 150 Ah, punti. Adesso ok. praticamente nella ruota puoi vincere, vinci sempre, puoi vincere dai 50 ai 1000 punti. E ci sarà il negozio degli abbonati, che è un negozio esclusivo dove ci saranno contenuti esclusivi solo per gli abbonati. Quindi con questi punti che puoi ottenere solamente abbonandoti, donando e quant'altro, quindi soltanto sganciando soldi. Accumuli questi punti, con questi punti puoi riscattare ricompense esclusive tipo il VIP permanente, il ti vengo a prendere e altre cose così. Per esempio, il ti vengo a prendere costa 10.000 punti VIP, 10.000 super points per dire. Eccolo qua. E per esempio, 10.000 pu super punti puoi riscattare il ti vengo a prendere. Tu per ora ne hai forse sui 5-600 Costa, e. guarda il messaggio che ho scritto, una gag. Dov'è? Quanto siamo vestiti bene oggi? L'hai scritto? In privato, man, Una ma gag. io non lo guarderei in live, io toglierei lo schermo Ah, per che simpatico. precauzione. È una battuta, sì, tanto per. E allora, innanzitutto vi lancio una scommessa. Secondo voi vinciamo o perdiamo la partita? Mi raccomando, andate tutti a bettare. Poi chiudiamo. Dai, ragazzi, io devo fare S meno con Iridia Ok, perché. non mi hai fatto girare la ruota, ora mi Faccio la sa che maestria, sono sai? in truffia. Ciao. Tra 3 giorni mi scade la sub, cazzo. No, Cosa ho detto succede? devo fare la maestria 6. Se devo fare la maestria 6 con Iridia, devo fare S meno minimo. Sai che non me lo Cosa ricordo? succede? Dovrei andare a vedere la live di quando. Di quando ti sei abbonato. Ragazzi, scusate un attimo. Non lo so, io fra 2 giorni mi scade, quindi dipende da Ma te. no. Diceva Fernando. E comunque, niente, anche te se la vuoi rinnovare, Patrick.
fra 2 giorni però c'è il Prime. Ma scusate un attimo, no, ho una domanda perché non è normale sta roba. Va bene che avevo 221 farm al minuto 24, che è praticamente perfect farm, ma partita 5, la bad, 3, comunque. Ma 5-3-0 non è da S meno. Preso S meno sto game, ma non mi meritavo S meno. Dopo c'è il nominamento, un passo in più per la mestre 6. Un passo in più per la mestre 6. Ma un passo in più per la mestre 6, però 18 ore fa mi hanno regalato la sub al canale di Jody. Minchia, ci sta. Grande Jody. Ma dici, è quello che fa il figlio del proprietario della Rai, della di Radio DJ. L'amico di Gren. Di Green, sì. Green. Il tipo quello col ciuffo biondo, dai, lui, Greenbaud. Sì. Amico di amico di Mario, cugino di Luigi, padre di Giuseppe. Sì. Che bello. Nipote di Giosuè. Esatto. Vai, bella largata, devo dire. Saltiamo comunque sto vedo, game, sì, no? Vedo che soltanto uno di voi ha scommesso. Vai. Andate a scommettere, mi raccomando, avete ancora più o meno 4 minuti. Guarda, ti faccio una bettata tattica io. Sul senso no. Andrò a perdere gli ultimi 1000 punti che mi rimangono. Ti pronostico su sì, perché secondo me questo game verrà carriato da... Toccazzo! Da chi? Da Ghost? Matteo, no, papera. Carriera gli incluso Varus. Vero Matteo, ma hai comprato la skin alla fine? No, non l'ho ancora presa, devo decidere. Patrick, hai scommesso te? Grandissimo. No, vai. Allora, io ti banno Morgana, che dici? Sì, ci sta la tua ban, bot. Se dovete giocare Varus, per me Morgana non è un evento. Ma ha regalato una buona. Ed è 7 gennaio, allora dopo ci andiamo a controllare. Devo blind piccare, blind picco Varus. Se vuoi posso andare io, tanto so che voglio giocare in Ilia. Va bene. È uguale, dimmi tu. Bello, posso. Comunque. Dove sta? Eccolo qua. Tu comunque che stai a giocare, Patrick? Xante t'ho visto, no? Nel ranked. Minchia. C'è un fattore di moltiplicazione sul no del 347 per. Cioè, se tu punti 1000 punti sul no, fai 347.000 punti, cioè, per dire. E io ho pronosticato ora una... No, perché si riduce. Sì, no, vabbè, lì in quel caso ovvio diminuisce. Però adesso, chi ha puntato sul no fa un per 440... per 347. L'albero maestro. Che bello, Ivern. Che è sceso un 14 per adesso. L'inverno. LOL. Axel, ma scusate, ma quei 104 punti sul no. Che capolavoro. No, chi ha messo? Mi sta già simpatico. Vai. Ah, è Ghost. Però ci servirebbe. Ci servirebbero 104 punti? È una comp un po' sganaway la nostra. Really have Ivern Sona Varus. No, ragazzi, ci ho piccato Matteo, basta, abbiamo perso. Matteo? sì, no, il mio nostro. Ah, Felios. Ah, vera. Questa si uscirà Huawei mid. Huawei. Mattimo. Non chiamarmela, ti prego. Il Nusus. Mi sta, non dico culo quel champion, ma quasi. Ole. Oddio santissimo, Riven. I don't wanna play against Riven. Fuck it. Balls to the wall, I guess. Ho pure che la boss è serata e ecco. 1296 punti sul sospeso. Ragazzi, come è meglio Coup de Grasse o la stand? Per Coup de Grasse. Sei quasi il primo che ha puntato sul sì. Ti supera Patrick di 40 punti circa. Vado di Coup de Grasse. Patrick 1333. Le scommesse importanti. Così famo? Yes. Ci abbiamo.
Anzi, io promessa importantissima. Adesso dovrei essere prima. Non gioco i Radiant dal 15-18, la sto rivedendo solamente ora perché con la giungla nuova. Sì. Vabbè, con la nuova giungla non voglio più toccarla. Mi fa proprio schifo. Allora. No, l'ho detto, i Radiant non gioco da troppo. Sto qui perché sto cercando di transizionare, non so perché ho il tempo, l'ho letto al tempo, sono preso Conqueror, ma va bene. Mi fai pensare male quando sento transizione ormai. Sto cambiando verso la top lane perché io solitamente i miei due champion preferiti a giocare in giungla sono Volibear e Shaco e mi hanno completamente non distrutti. Cioè adesso non sono nemmeno champion. Volibear è fortissimo, sono in top e Shaco gli item non funzionano. Ma ne approfitto per farmi una proposta tattica a tutti i presenti qua in chat vocale. E ma se io in futuro organizzassi di pagare un abbonamento mensile per tenere su un server, magari vanilla o magari ancora meglio moddato, lo faremo? Cioè voi ci stareste a giocarci? A fare un server tutto nostro? Dove siamo tutti invitati? Guarda, te lo dico proprio onesto, mi addormento. Cioè apro il server e faccio sulla tastiera. Minecraft mi annoia proprio, non riesco a giocare. Anche il moddato? Nemmeno moddato. No, i sandbox come Minecraft non mi divertono. Terraria mi diverte, Minecraft no. Comunque, spiegavo su Irelia. Quindi sono decisamente freddo a usarlo. Perché l'ho usato in passato, adesso ce l'ho. Cioè 30.000 punti, non è il primo game, però non so tanti. E Paper e Patrick? Io sto già giocando a un server moddato su Minecraft. Secondo me ragazzi di Blade o di Shield? Di Blade. Comunque, mi dispiace addolorarti, Fernando, ma stasera no. Facciamo domani sera se per te va bene. Tu ci saresti, Fernando? Buono. Su Minecraft moddato, giusto? Chiamalo. Chi è morto? Faccina disperata. No, non credo, no. Ah, però è brutta sta roba. Sì, su Minecraft. Beh, Patrick, quindi te un altro server non lo giocheresti? Cioè io, però l'idea non è fare un server moddato che poi si ricambia dopo un poco. Ghost, devi vincere. Fare, piare proprio... il mod pack, proprio il mod pack definitivo, un mod pack che veramente è non infinito ma quasi, di quelli che magari ci stai anche, non sai cos'è, volendo problema. Ci puoi mettere anche 2 anni a finirlo al 100%, ma però, un attimo, vai, una cosa, però da tenerlo fisso aperto. Proprio come i server pubblici che vedi. Lo conosco già, un server da tenere sempre attivo, che comunque uno ci può giocare negli anni e eccetera eccetera, insomma. Non un modpack tanto per da cambiare dopo poco. È quello che sto giocando io, prendendo io gioco in modpack expert, principalmente, sono quelli più difficili. L'inizio, cioè i primi... cose, prime cose che devi fare, devi tipo esplorare 26 mondi diversi. Beh dai. Ed è stato l'inizio. Cioè uno di quei modpack che comunque magari anche, sai, come esempio i server Skyblock, che comunque te anche quando arrivi verso la fine comunque li giochi sempre di norma. Ma comunque è italiano questo uomo, Patrick? Canale o Nico Waifu, boh. No, dico il tuo amico. Cioè... Ok. No! Mamma mia, son coglione. Vincere e vincere. No, aspetta. No, dai. Ho trollato. Perché ho premuto il flash al posto dell'ignite. Diciamo che vinceremo, Fernando, te lo prometto. Speriamo. Cioè, no, in realtà è brasiliano, però Dude, touch grass, dice Riven. Cosa ha fatto? Perché Diver mi ha gankato 2 volte di fila. Riven player, by the way. Ma c'è Papera qua, ma cazzo, io pensavo fosse... No. C'è il Puperus. Ma come? Ma non c'eri te, Castoro? Mannaggia la miseria. No, io sono top lane, man, io giocherei lì. Ma tu hai detto che volevi giocare bot? No, io ho detto... Io ho detto, prima. Se volete posso andare io a bot. Lui mi fa, no, voglio andare io a DC, perché vuole trainare. Ah, non avevo sentito. Ok, ci sta.
No, però by the way, Botolin dovrebbe diventare il mio secondo ruolo, ma non lo è ancora diventato perché non ho ancora giocato abbastanza. Fanculo. Ma tu anche le castrosi hai idea che Gino ormai non valga più un cazzo come di carica, non fa più danni? I mean, man, tu lo giochi Dark Harvest, che è una build completamente schifosa ora, purtroppo. No, ma sì, in generale come di carry, mi ha detto Patrick che ormai Gin non fa più niente. Cioè io sono stato un anno inattivo su LoL, quindi non so come I mean, sì, cioè in realtà lo stanno cominciando a usare, però non è fatto. I mean, è decisamente molto più debole rispetto ad altri ADC, ma non è un livello tipo c'è jungler. Cioè non sono accorto purtroppo. Ma Velcro consuma mana come champion? Perché è da 3 minuti che sta cominciando a spammare spell, non consuma mana. Grande Riven, quanto cazzo sei forte a questo gioco. Primi 3 volte il tuo addosso. No, guarda, Dogos, ti dico, io sono dell'idea che comunque tu bene o male, fino a quando non sei Diamond 2-1, puoi giocare Nasus ADC full crit e se lo fai bene vinci. Quindi battete nel cazzo della forza del champion. Non ti posso negare che Jin non sia messo bene ora, perché è messo veramente male rispetto ad altri ADC. Ma onestamente comunque, cioè, non è debole. Ci sono ADC peggiori. Cioè esiste Kog'Maw comunque. Mamma mia, che cosa scandalosa Kog'Maw. È uno schifo, cioè è uno dei peggiori di carry. Ti dico, Fernando, non lavorassi, avessi soldi e la disponibilità, verrei veramente. Guarda, ti devo dire, adesso non è nemmeno messo male Kog'Maw. Dai, Dio, mamma mia. Bella la partita perché l'inizio. Aspetta ancora un minutino che finisco di staccare Papera, poi comincio a essere un po' più aggressivo, perché perché comunque Kog'Maw adesso che c'ha item che gli rendono la vita molto più facile, è messo meglio, è tank meta, quindi lui comunque è felice di vivere il tank meta. Non è un tank meta, ma neanche nella vita. Ma è un mage meta. Ancora una Q e occhio. Sì, ma still comunque i tank non sono messi male ora. No, non so quando... ma i maghi sono... No, certo, ma quando i maghi, quando i tank sono messi bene, vorrei, ma felice. Non posso. Kog'Maw è felice, semplice fatto che è forte contro i tank lui. Ma non sembra possibile che un mago con un'abilità punta e clicca ti toglie la metà vita? Ma porca puttana! Sì, sono d'accordo, Poi con l'altro oggetto che ti crea l'esplosione, ti fa un... sei morto con un'abilità punta. Perfetto. Secondo me... La loro idea di questa season era di accentuare le classi che sono cioè la forza di certe classi contro altre classi, ovvero accentuare gli ADC che sono forti contro i tank, gli assassin forti contro i mage eccetera, ma hanno sbagliato decisamente qualcosa, o si sono fatti di DMT, non lo so, oppure sono io che sono stupido e non conosco come bilanciare il gioco. No, assolutamente i maghi sono troppo forti. Troppo, non ha assolutamente senso. Arrivo, Stavo un attimo sgranocchiando patatina a tutto andare. Vai, Ivern? Niente. Adesso che ho finito di mangiare... Papera, posso impegnarmi. Ah, bene, bravo, Ghost. Finora ero in chilling mode. Non so se sentivate prima il crunch ogni tanto. Si sentiva. Cioè io in un certo punto lo dicevo, aspetta che devo ascoltare i suoni dell'abilità di Riven, e intanto... 125 gold. Sentiamo come fa la Q. Crunch. Sì, no, più che altro perché è una roba veramente stupida. Ma io su sto gioco mi baso, perché ho un relativamente buon udito, tantissimo sui suoni, e questa roba mi aiuta in un modo allucinante, ragazzi. Non avete idea di quanto è forte usare i suoni su sto gioco del cazzo. Immagino.
come Fastweb, immagino poi. Ma tua madre è una mignotta succhia cazzi, lo sai. Maghetto di merda, ti ficco le spell su per il culo. Cos'è che gli fai? Che cazzo ho appena visto? Eh? Cosa? Niente. Cosa ho appena visto? Cosa sono 400 di shield di barrier? Che stronzate di spell. Inammissibile. È inammissibile. No. Meng, te faccio spare. Sei Aldo Baglio, ma sei identico. Devi dire alla gente, ti faccio diventare un pilone dell'autostrada. Ti faccio diventare un pilone dell'autostrada. Che bella. Botrk a 9 minuti. Vieni qua, Riven. Ok, ma vai, vai. No, penso pure che è un mega bot. Non so se si batterà. No, è mid. È bot. Aiuto. Piace un colpo, bravo. Se tipo patata lamentarsi, patata a lamentarsi, ho detto cazzo, ma Notto mid allora. Io traga anche in 8 minuti ho preso. Traga anche. Me l'ha dato uno. Ma ce ne fa. È stato un po' rischioso, eh. Qua, piatelo. Olè, guarda che come io l'ho fottuto. Come io ho fottuto il mostro della giungla. Mi hai rubato? Sì, sì, io ho rubato con la Q. Ma come sei recuperato la vita con la Q? Lifesteal bonus gratis dalla passiva. Io non posso avvicinarmi. Sto consumando invece tutto il mana per curarti, Lo so, però occhio. Mi permette il gameplay. A chi è che avevano detto stupido te, scusate? A me, la... Meglio se recolli, mi sa quanto oro hai? 1900. Maghetto di merda, ma adesso. Comunque io eravamo 1900, ho sbagliato. Sto in bot a quest'ora. Devo tippare qua? No. C'è quel che viene verso di me. Allora. Vabbè, ragazzi. Let's gonna away. Allora. Perché non c'è nessuno? Lo sono a 1067 di mana. Not bad. Ciao, oh, Riven. Come stai? Ecco. How are you this fine evening? Io c'ho un... vuoi contestarmi le ward? Ma non ho capito sta storia. Mamma mia! Ho perso tre quarti di vita con due abilità! Ma che di merda! Sono broken! Un nemico è stato ucciso. Che cazzo è? Due abilità, sono morto! Che mamma di bravi maghi, devono essere già eliminati i maghi, devono eliminarli da sto gioco. Non mi dà cariche. Da ex main mago a grief, totalmente. Cioè sono passati da essere inutili a essere OP. Non sono mai stati inutili mai. Hanno sempre fatto un fotte di danno per niente. È inutile dire che anche i primi maghi non facevano danni. Perché anche prima certi maghi, tutti i maghi, quando occhio, hanno fatto gli oggetti, non stare troppo vicino ai bash che magari si nascondono lì. Forse sono un assassino che non fa danni ai maghi. Non sto facendo danni alla Velcox. C'ha più armatura Velcox di me. Cosa? Allora, l'idea è questa, papera, che io comunque sto lì, continuo a poccare in modo da danneggiarli un po', va? Quando sono abbastanza danneggiati, tu gli dai il colpo di grazia. Ma stai scherzando, patata, che lui ha più armor di te? Vai, vai. Ho due livelli sopra, ma... Vai. Niente, scherzavo. C'ha un libro, più... un libro 40 60 è tosto, sto amica, è 3-0 attiva, deve dare più a P rispetto a più a D. Non si capito come cosa. Secondo me lo stun, l'abilità quella che ti tira dritto per dritto, mi shotta letteralmente. Ma si sì, fa un botto di danno adesso e non è neanche completato un getta. Che cazzo è sta roba che mi è comparsa qua? Ah, la Gente Support.
Sì, ah, è un casino, man. Se vuoi te li riassumo tutti. No, 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 non so, è che però non sapevo ci fosse il menu a tendina qui sopra. Sì, sì, dal menu. Che figata. Ma posso già evolverlo qua in lane? Sì, 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 è gratis, quando vuoi. Non è che mi animati sto gioco. Vai. Sì, secondo me sai cos'è patata? Vai, vai che te lo fai. No, scappa, sto qua. What the fuck? In che senso? Vai, scappa. Ah, scappa, scappa, mia. Scappa. Cioè, non c'ha item, non c'ha item, mi ha shottato. Scappa. Ma è venuto, due abilità, sono morto. Due. Sapete, ragazzi, cos'è il problema di questa season? No? È che hanno voluto. No, vabbè, oltre ai maghi, hanno voluto rendere il gioco più. Troppi danni, è una roba incredibile. Esatto, hanno alzato i danni tantissimo, ma hanno voluto abbassare le opzioni difensive per chi non deve avere difese, tipo gli assassin e i mage. Il problema è che di per sé, facendo così, tu vai a rendere la vita impossibile per certi assassin, perché Talon non fa niente. Non è debole come champion, è debole per il meta. Quanta gente c'è? Ho finito di... cioè, non c'ho più muri da saltare, basta. Che poi tanto, onestamente... Sì, ma Riven, ci mancava. Sì, ma Riven sta solamente cercando di salvarsi da me. Ma che cazzo? Man? Pure Nasus mi shotta, che cazzo? Io mi shottano. Ma che cazzo era crashata la live? Tutto pare. Guarda il mio nome. Sì, te lo sei cambiato. Ah, che figata, bravo. Bravo, no, Fernando. Non so anche chi ti faccia danni, ma... Non ha senso che Vel'Koz faccia quei danni, cioè, what? E basta! Sto mid sono! Che cazzo è? Da quando gioco mid sono tutti mid! Che ah, sì, man. Sono... Guarda, ti do un grande consiglio stasera. Fortissimo, Fernando. Torna nella tua cazzo di top lane. Non è quello, io ogni volta che gioco da altri, gioco top, tutti vengono top. Gioco mid, tutti vengono mid. Ma che cazzo? No, sei solamente... evidentemente. Vabbè che comunque... Vai che te lo fai easy. Bravissimo. Questo meglio di no però, Sta arrivando a fare cox top comunque. No, sì. Penso top. Che provi a contestarmi onestamente, guarda il mio score. Ah, c'è quell'item bello. Sì, sto testando l'Expert su Irelia, che secondo me è buona, se sei già end è buona pasta. So che non ti interessa, ma prima ho vinto 8-0 contro uno su Rocket League. Ah, ciao Riven. Ah, ci sta, dai. Sì, vabbè, dai. Sono contento per te. Look how I can fucking miss my E and just kill her. Nice game. Questo invece è quello delle bolle, questo era... 9.9 farma al minuto. Eccomi, scusate, mi sono tornato. Perdonate un attimo dei problemi. Ciao a te. Anche. Oh cavolo, posso entrare un po'. Io Kaita figa, non sta fermo, non sei un salice di ambiente. No, vede. Sono appena arrivato. Oddio, patato! Mamma mia, l'escape alla 007. Per fortuna sto champion può saltare i muri. I mean, cosa farebbe se non saltassi i muri? Niente, sarebbe il più del gioco. Sì. Cioè, la sua utilità è saltare i muri. Sarebbe un pochettino come Irelia se non avesse Resetto da Q. Che cosa farebbe? Niente. La sua cosa forte è che c'ha Resetto da Q. Ma penso che magari prendo... questa, dai. Questo ma che c'è il bot? Oh cavolo, scorsa, oh cavolo, contro le Black, no. Che mamma mia, è un champ che tu oh cavolo fai. Proviamo ma... a prendere questa, dai. Adesso patata la sono trovati a buildare la D, il Black, no? Ma che cazzo, ti buildano con qualsiasi roba, cioè. Sì, vabbè, perché stupidamente qualsiasi roba mi fa un male la gamba in ma che fastidio non far danni a sto coso. Raga, aiuto. Io sono top, guarda. Stanno distruggendo qua. Stanno pushando, spaccano i divitori tra un po', tanto. Non possiamo fermare, cioè, dobbiamo fermare in 3-4 qualcosa. Vale.
Cosa, ma guarda che cazzo di danni mi ha fatto Velkoff, ma che cazzo Luden? È Luden, la più broken del gioco che c'ha attualmente. Sto cazzo di nuovo Luden di merda, porco. Aissa. Mago di merda. Esplodi, mago di merda. No, 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 esplodo io adesso. Non credo. Ciao Nasus! Come stai? Vai! This fine vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ah beh, tu anche tu! Ma ci convinto! Per contro gente che c'è fatta vita. Ma che danno! Ma che cacchio! No, non ho capito, sai che hai detto? Perché cazzo di cretare? Ma dove va? Ma dove va? Ma dove va? Dove va? Che cazzo? Beh, non l'ho mai mandato di qua! Ti giuro che non l'ho mandato di qua, vabbè. Oh, no, credo. Ulta me? Me no, perché sono in cespuglia. Con la tua spermuta. Ah no, con la tua suprema. Ma cosa? Ok, ho intato. Eh no, che minchia, mi sembrava di avere la tua spermuta, invece no, era suprema. La spermuta di Ghost. Attenzione ragazzi, perché è molto di costa. No, non posso saltare da sul muro giallo. Sto venendo in bot e in aspetta aspetta. Faccio un bello switch. No, ma non in live. No. Cioè no, no, troppa gente. Sì. Tutti da me stanno. Sì, Fernando e Castoro. Su esclusivi. Su esclusivi per gli abbonati. Ah, ok, cioè c'è la camera abbonati, tipo il grande fratello. Solo per i fans. Il grande Ghost, al posto del grande fratello. Invece che il grande fratello, il grande. No, ma no, anche così però. L'autoattacco Bluetooth. È della famiglia dei piccioni. Esattamente. Lo facciamo, draghetto? Ragazzi, ma voi quando eravate alla materna in che squadra eravate? Io tipo nei leoncini. Nei che? Dei palloncini. Dei palloncini, minchia. Dei palloni. Delle palle rimbalzanti. Attenzione, Varus! Grande! Questo Ward. Buena! Ok, posso muovermi? Cioè, nel tempo ho fatto un va bene. Una cuba Ecox e una cuba morta. Pensavo che il mio cioè la morte era più utile. Che okay, tanto pare. Tanto è forte stato che la gente che è lì e basta. Doppio stun! Ciao! A proposito, chi di voi abbonati ha ottenuto i gettoni del riciclo, li converto in nuovi giri di ruota. Quindi se ne avete... Io ne ho uno, io ne ho due, mi sa. Adesso poi controllo. Uno ne ho di tutte, sicuro, potrebbe tutte, essere due. Tutte le ricompense che sono state convertite in... come si chiama... dalle ricompense precedenti in punti sono state cambiate. Quindi se prima la ricompensa maggiore era il gioco a scelta che era il gioco a scelta, adesso sono 1000 punti, chi ha un gioco a scelta viene convertito in 1000 punti guadagnati, capito? Il sistema è quello. Okay, ho capito, sì. Tipo la roba che ha fatto Brawl Stars qui basta. Che cazzo però. Letteralmente in mezzo a 4 persone picchia una persona in modo. Nasus si mi odia probabilmente. Io ti odio? Nasus mi odia, non so, ce l'ha con me. Ben, cioè, scusami. No, come ha fatto rubare? Cioè, allora, non voglio farti paragone con la guerra. Cioè, in davanti in guerra, uno con una Gatlingan, l'altro con la pistolina. Ciao Ninja, com'è? Spari. Tutto bene? Aria, quello con la Gatlingan o con la pistolina, Matteo? Cioè, non c'è neanche la pistolina. Voglio dire, è ovvio Matteo, no, che fa questa testa. Non è vero. Luden, broken.
Ma Matteo, spiegaci perché io ne ero broken. Oh no, ti prego, no. Ok, non ti devo fare con l'argomento. Attacco, il ragionamento di Matteo era peggio. Oddio! Tutto a posto, dai. Praticamente è in base a quel tasto arriva prima quando tira il pugno sulla tastiera. Sto arrivando, sto arrivando. Sto venendo, vai! Guarda che mi punta, bravissimo. Io faccio da esca e voi lo ammazzate. Quanto è stupido sto Nasus. Io ho tirato una stecca con le spade, porca troia. Matteo, che cazzo fai qua? Bravo Matteo! Bravo Matteo! 2-0-3-4. Cioè, comunque ti giuro, se facessimo una clip alla live, tu hai fatto bravo Matteo! E tipo mentre hai detto Patrick ha volato in una maniera stupenda. E proprio a tempo con le tue parole. Ma tu l'hai vista la clip che ti ho fatto un'altra volta? La Nico Birichina. Come? Sta cazzo l'ha presa lui la kill. Come? Come? Non come? Lo so, non lo so, non no, lo so. Redemption. Davvero? Chi è che ha la Redemption? No. No, è speciale. Chi è il Luden? Che cazzo è? Ma perché chi è che si è preso la kill? Non ho capito. Ora chi? Jungler. Chi? Jungle. Yes. Vabbè, ma io c'ho sempre il Luden. Devi si sapere. Ma che è? Sono AP. Ma sì. Ma non mi conosco. Ma scusa, ma sono anni che giochi con me, non mi conosci? Non l'ho mai notato, io non guardo le video scusami, ma io tutte le volte che giocavo, che core sbottava, non te ne sei mai accorto? Mai! Ti giuro no! Patrick minchia, ormai lo sapeva a memoria la mia build con Sona. Tutti la conoscono. Può essere che c'è un motivo se non riesce a uscire dal ferro, ma non te lo dirò. Vabbè, ma no, ma guarda che comunque scherzi a parte. Guarda che comunque scherzi a parte, io giocavo con Sona anni fa, ma non ero affatto male, te lo può dire anche Patrick. Cioè, la mia build era esotica, però comunque i risultati li facevo con Sona. Lì non si discute. Sona cosa serve? Serve perché è un c'è, perché serve per cagare il cazzo. Sì, le tre tu speedi gli alleati, gli scudi. Una persona, un altro di coglione. Cioè, io comunque shieldavo tutto il team, speedavo tutto il team, stunnavo, attaccavo, facevo di tutto. Posso confermare che devi quell'attimo che ti togli le stun quando vedi che Nasus è dentro. Non ti ho fatto girare, è sicuro? A questo S dici? Cioè, ti togli lo slow, cioè così gli togli lo slow e c'è di nuovo speed. Non lo so. No, altrimenti sei morto se non c'è il speed. Ma sai che in realtà no, perché lo killo comunque, che ero in 4, ero in 4. No, perché su di me? No, non posso muovermi! Sì, in realtà preferisco farmi Guardian Angel. Mo' tipo drop. Ecco perché è forte Tano, giungla. Nuova giungla. Surprise! Ti odio, nuova giungla, mamma mia, man. Io da main già, cioè non la voglio più giocare, non la voglio vedere. Oddio, non lo so, Sono morto, sì, sono morto. Sto arrivando anch'io, e niente. Forse credo un mazzo. No, è che Mi dici di vita. Posso fare un cazzo. E niente. Cerco di andare in mid, non lo so. Ormai ho stunnato l'unica persona che non volevo stunnare. Ciao, Riven. Guarda Riven che si fa metà mappa con tre culo. Canto sei forte. Sì, giocate attorno a qualche tipo di oggettivo, che io so dove devo andare a pushare. Io non ho più TP, ma se state... Voilà. No, ho perso l'estate. Io so, ci penso che pushare bot, ma non me la fanno fare. È ultimissimo. Because I'm fucking dumb. Poi ci do un'occhiata veloce, proprio... La guardo in la guardo, diciamo, tutta la live... Ci do un'occhiata veloce, vedo un attimo. Può essere che l'ho fatta girare dopo, poi può essere anche che non te l'ho fatta girare, ci manca. Ho perso cosa? Metà vita da una Q di Velcox. Qua no, c'è! No, niente, mi fa scassare l'idea di quanto dovrei essere... Sarei un dito nel culo col Malignance.
No, cioè, mi piace Virus. Cioè, tieni, quando sono una cubica, Malignus, sarebbe la malignità, vuoi dire? Sì, sì, scusa. Man, cioè, sei malvagio, sei il dottor Dufresne. Perché? Perché sei stronzo con quell'altro. Esatto, ma nel senso, fai bene perché vinciamo, ma porca troia, non ci avevo mai pensato. Ma perché? Cosa? Perché è tanto broken sto item? No, non è broken, è che si butta. Tipo l'item perfetto per il team. Esatto. Uno alla volta. È fastidioso da avere contro, soprattutto se è addosso a Sona. Ma è una sorta di Liandry questo, se ho capito bene. No, non c'è proprio niente. Cioè, oddio. Se colpisci qualcuno con la ulti, gli fai un'area sotto che lo slow, gli fa danno nel tempo e gli diminuisce l'armatura magica. No, ti prego! Ma che cazzo! 1300 danni con Akuma ha fatto. Ma muore? Ho improvvisamente 30 di visione per qualche cazzo di motivo. Ma scusatemi, allora, perché tanto rompicoglioni sto item? Cioè, fatemi capire. Allora, quando tu colpisci qualcuno con la tua ulti, gli fai del danno. Si crea un'area sotto di lui che slowa lui e gli nemici attorno, fa danno del tempo pure se non ricordo male. Esatto. Ah, ma solo con la suprema, cazzo, visto ora. Sì. Man, ti rendi conto che lo attivi su 5 persone, arriva Ivern, scudo. Boom! E esplodo. Madonna mia, che danno. Oh, ma il Vulcos. Grande. Io l'ho preso più che altro perché mi dà potere magico, mana, velocità, abilità e velocità suprema. No, è buonissimo su Sora, ma non avevo mai, cioè di statistiche sì, ma non avevo mai pensato a quanto potesse essere forte anche a livello di effetto, non è male. Eh beh, no, perché io non avevo letto bene Nebbia Avversa. Nel giorno campione con la tua suprema brucia il terreno sotto i suoi piedi, infliggendo 74 danni magici, riducendo la resistenza magica di 10, quindi faccio anche penetrazione magica più o meno. Esatto, sì, no, letteralmente diminuisci la loro armatura, quindi sì, e gli fai più danno. Matteo gli fa più danno perché i suoi attacchi applicano AP, io pure, Ivern pure ha un po' di danni AP. Tutti noi siamo un po' più forti, se tu colpisci qualcuno con la ulti. No, se diciamo che praticamente, no. Se io tipo in un team fight siamo tutti in mid, ulto tutti i 5 nemici, ecco, diciamo che faccio un po' di danni, cioè non tantissimi, però intanto do parecchio fastidio, stunnandoli e bruciandoli tutti. Beh, che ne fai pochi comunque di danni tu già con Sona, Non ha poco scaling. Allora, adesso la mia ulti farebbe 378 danni, ogni bersaglio riceverebbe 378 più 80, più 75, quindi farei 453 danni con la ulti. Se ulto tutti e 5... Ragazzi, però, a un certo punto basta tutti i top. Cioè, praticamente... Castoro, se io attivo la ulti su tutto il team nemico faccio oltre 2000 danni accumulati. Certo, sì, ovvio. E contando pure il fatto che c'hai sto cazzo di Luden. Sì, no, ma 500 danni a testa e 450 danni a testa compresi di 75 di bruciatura. Comunque ragazzi, non voglio dire niente, ma capisco che a un certo punto finisci idee per i nomi, ma invasione di Zack, cioè non è brutto di più. Zack. Ah, pensavo che finivi in ortura. Ma potevano chiamarlo invasione di Osvaldo il pecoro. Ma perché cos'è che ti sei preso? No, da support. Invasione di Zack. Ma che cazzo voglio fare? Al mio. Sì, Ben, ma che cazzo è? Dai. Ma il naso saltato e accostato, quindi quel naso si senza ulti. Zack sembra un boss di Final Fantasy. Piango, mi sono della ulti. Vai. Cioè, che cazzo di danni fai? Se no, cosa vuol dire? Ah, con la mia ulti dici? Sì, what? Vabbè, mica, non è che io ho tolto molto. Un terzo di vita, Nasus. Che cazzo suona? Nasus. Ma perché, quanta vita ha Nasus? Quanta vita ha? L'avrà almeno 3000 HP. Ah, io ho fatto 1000 di danno più o meno a Nasus. No, è possibile. Ma mica, cazzo, però quei due io ve l'ho stunnati e bruciati. Se li pushavate, mica vi facevate un bel po' di danni. Non dico che li ammazzavate entrambi, ma quasi. Ancora tutti top, grandi ragazzi, dai, devo prendere essere. Aspetta, che non ho ancora finito la build. Appena mi faccio il Rabadon, vedi poi. Cazzo, cioè, io devo fare S meno minimo sto game.
Non posso continuare a morire perché questi sono dei figli di puttana e continuano a venire top. Che due coglioni, basta. State a vedere le altre lane che, sono, che magari mi divertenti. Oh, bello. Belli maghi però questi. Divertenti. E niente. Eh sì. In teoria sì. In teoria sì, Fernando. No, dai, ma che bello che non posso beat crowd control. Oh, i cloud control. Il cloud control. Oddio, aspetta. Il patatalic? Funziona nel talon? No, in damage. What the hell? E niente. Che cazzo? E meno male che è un assassin. Cioè, meno male che è un assassin. C'ha 140 di armatura quel velcro. Che cazzo? Raga, ma è costante, cioè, palesi. Che cazzo è? 140 di armatura su un mago. Un famoso mago tank. Famoso stronzo. Famoso figlio bucchino. Ragazzi, ho notato che c'ho le ombre a qualità bassissima contro i pixel dell'ombra di Relia, spettacolare. Ah, ma faccio più danno con l'aria attorno che con gli autoattacchi, what the fuck? No, no, aiutiamo Ivern. Oggi è il 15, 8 giorni fa, quindi. Sì, sono tutti lì, vero? Sì, praticamente. Guarda come scappano appena vedono Sora. Ha detto suona pulla P con Luden. E io ho detto ok, sono tutti bot. Vai, oh, vai, no. Che te lo fai, vai che te lo fai. Guarda come te lo fai, guarda come te lo fai, hai visto? Ragazzi, ma guardate base. Guarda che support va. Ah. Sì, la nostra base però. Ah, è apertissimo. Guarda la top piramide. Sì, perché stiamo speed bushando un sacco. Cioè noi vinciamo se speed bushiamo. Vabbè, la bot l'ho fatta io, la mise in. Su Camille palle. No, scherzo. Vabbè, volete mettere support che comunque vi sta dando un supporto non da poco? Ma volete mettere l'assassino che sta palesemente fiddando perché non fa danni neanche a un mago? 4-8. A me no, aspetta. Cioè, io dovrei stunnare, invece faccio danno. Faccio lo stun e danno incluso. All inclusive. Con due item che io con tre item. Bello. Man, fate questo. Se tu fossi un assassin che inta. Ghost però si mi rubi. Scusa. Se fossi un assassin mago, sarebbe due volte diverso. Cioè. E non sono. Sono un support un po' napoletano. Se tu avessi intato e fiddato, ma avessi effettivamente giocato male, capirei. No, sono morto, perfetto, il tipo di ostro. Ma questo qua è Chiappi. Noi abbiamo un obiettivo. Non abbiamo uno di obiettivo noi, neanche un drago. No, abbiamo 327 di farm. Ancora! Grandi! Zoom! Quanto siete forti, ragazzi! Altro item preso, adesso mi faccio l'ultimo e sono a posto. Ma di base quant'è la ulti di Sona? Perché io adesso ce l'ho a 58 secondi, però non so da quanto è la ulti di Sona. Guarda, lo dovresti poter, puoi vedere se fai shift sull'abilità, cioè ricarica. Ma che te lo guarda che danni, guarda. Guarda quanto danno stiamo facendo. Dio sa, sono morto di esplosione. Che atti di merda. Cioè non ha senso che ti fa 300 danni in più perché ti toglie un tot di vita. Quanto hai preso? No, ma 300 danni. 300 più Luden 92 danni a stack. Cioè 6 stack sono 600 di danno. La cosa bella è che se lui fosse mi farebbe ancora più danno. Perché ranged fa tipo meno danno, lo blocchi. Ma è Luden, 92 danni a stack. È Luden, sì. No, diminuisce per ogni stack in più. 35% fa le stack dopo. No. Sì, c'è scritto. La tua torre è stata distrutta. Ah,
sì, vabbè, sono comunque pochi, esagerati, cioè pocket wibble. Su 2200 di vita ho subito 1300 danni da oggetti, cioè, metà del danno in oggetti mi ha fatto. Cioè, quei due oggetti sono broken, devono eliminarli dal gioco. Dal gioco. Oh, tipo distante nel fare, perché non ha senso. Che bello Vel'Koz, ragazzi, ma io amo. Ma io amo questo champion. Ma io amo non poter giocare. Non poter video giocare. Ma veramente bello. Mica non ho mai avuto così tanto mana con Sona. Mai avuto in vita mia. E quanto ne hai? 3400 quasi. Hai più mana te di un raid. Sì, ma io di solito con a parte che Sona in teoria dovrebbe averne di base sui 1000-1200. Io di norma gioco sui 2005 di mana, adesso ne ho 3400 quasi. La vuoi sapere una cosa? Witsend, i misuchi le palle. Come dai? Vicino a me che vi cura tutti, più o meno. Lo perdete, ragazzi, mi sa, eh? Attenzione. Cioè, ecco, se subito. No, l'ha usato con me, l'avevo. Niente, arriva il cagno. L'esplosione ha tolto metà vita del posto. Incredibile. Lento lo, non muoio. Oh cavolo. Arrivo. Dai patata, Rick. Oddio santissimo, Matteo, sei un soggetto tipo 4 abilità, è una roba incredibile. Merda. No, poi deve essere scattato perché i maghi fanno poco. Immaginate se voi dopo 5 anni che non il karma avete. Beh, ma Vel'Koz sì, fatto perché sta guardando la live, se lo sta chiedendo, stavo ci sono io in sottofondo che stavo riguardando la mia live. Play. Qualcuno ha un TP qua, qualcosa? No, però sembra di no, a quanto pare, Fernando. Almeno che comunque non l'ho girata. Come. Perché mi ricordo che una volta l'ho girata la ruota senza farla vedere. Però lì è. Non lo so. Domanda, ma è normale che Vel'Koz faccia 788 danni puri? Allora, per i bilanciamenti di questa season sì, logicamente non dovrebbe. Oh no, nostro. Okay. Il ghost! Sta tutto nella CIE! Dai, contiamo su Sona. Sapete, ragazzi, no, effettivamente se io stunno faccio cambio il fight probabilmente. Sì. Non anzi, togliamo il probabilmente, va. Stunna a Vel'Koz. Lo cambio. Costa focus a Vel'Koz. Usa la ulti solo per lui. E adesso fai conto che la mia ulti farebbe 530 danni più o meno. Non ci sei al drago, cosa stanno facendo? No, ti dico, un secondo e mezzo di stun più 530 danni. 84 danni. Resistenza magica. Non ho già contato l'84 danni. Ghost, mi fai in favore. Sono 450 più 83. Ghost, riesci a piazzarmi una ward attorno qua? Ci provo. Grazie, ma una ward poi te ne vai, proprio in un posto a casissimo, a un piano. Orca puttana, minchia. Niente, non piazzare, tranquillo. Il piano era quello di tipparmi poi su quella ward e cercare di finire. Ho la ulti pronta e c'ho anche Vel'Koz vicino, comunque. Ti pusho la botto, così dopo ti puoi tippar botto. Sì. Grazie, man. Te si ama. Oddio, ma che cazzo di shield ti ho messo? Non posso muovermi, non posso... No, dai, ma è quello. Qual è quello? Ma cosa vuole fare? Ma cosa vuole fare? Vai, vabbè, guarda come tryharda. Guarda come tryharda con naso. No. Che tryharda? Niente, ragazzi. Ma perché hai fatto il drago? Avevano pure fatto surrender. Vabbè, Hanno vinto? No! Ho vinto la bet, grazie, ho vinto la bet. Ma non cosa? Ma non stavamo perdendo noi? Ho vinto la bet. No, hanno surrendato. Non ci credo. Non ci credo. Ma no. Easy win.
What? GG al patata Rick, che non si meritava di perdere sto game. No, no, assolutamente. No, ragazzi, GG a Ghost. Ho fatto danni di Ghost. Ah no, ho fatto più danni di Ghost. No, man, hai fatto schifo. Cioè, hai perso la lane perché il tuo scempio faceva cagare. Se ragazzi. Ma in realtà sai perché ho perso la lane? Perché all'inizio ho tirato la Q. Vediamo un attimo i dettagli avanzati. Ho flashato subito dopo e non dovevo fare. Se mi si bloccava la passiva ed era morto. No, io ho flashato, ho annullato la stacca della Q e sono morto io. Dovevo farmi l'ignite, ho premuto il flash. E vabbè, succede. Allora, buttiamo questa essenza blu. Dai, ma dov'è che c'è magari tipo secondi di stun fatti o robe così? No, c'è la quantità di stun. Premix, un attimo. Ragazzi, io vi saluto perché vado. Sei andato a destra. Anch'io, no, ragazzi. No, vado a... non lo vedi qua. Cioè, vedi vado, qua. Vado a salutare altre gente. Arrivederci, ragazzi. Dove c'è il simbolo dell'oro? Live. Dell'oro? Sopra c'è il simbolino dell'oro. Premi la freccia. Punteggio visione, no? Ho guadagnato. Ah, oddio. Danni allora, subiti per mano dei campioni avversari. Ancora? Punteggi e effetti di controllo. Sarebbero questi? Vabbè, ragazzi, vado anch'io perché ho degli impegni. Sono live. Non credo. 14 sono. Gli stun che hai fatto? Eh beh, 14 ulti. Ma non credo. Sì. No, effetti di controllo in teoria non sono i lumi. No. Così poche. Però bisogna vedere minchia quanti secondi di stun ho accumulato fra tutte le ulti. Perché spesso ho stunnato anche più di un bersaglio. Avete vinto? Comunque sì, abbiamo vinto. Tu cosa fai? Rimani, Patrick? Sì, sì. Papera invece non ho capito se se ne va. Se ne va? Quanto pare forse sì. Boh. Allora. Sì. Boh. Allora, nel frattempo controllo un attimo qua. Come sta? Come va? Perché non è partito il bot, l'audio? Buonasera. Ultimo mese. Adesso il live vedo. A quanto pare, boh. Ci sei anche te, Mac, adesso il live vedo. Oh. Se hai battuto col braccio e... 4 GTA 5, sì, per il meme dato a Kim. E diciamo che è una persona sconosciuta, insomma. Una... Sì, una persona. Un cliente di questo meme. Non avere anche più spesso gente che mi chiede di uscire. Per esempio, ieri... proprio per il contatto con Salmo. Ah, in game è bella, però comunque eviterebbe. Ma sai quante volte dico, minchia, sono... A quanto pare mi sa proprio che non ho niente. Qua su Twitch c'è una lead che fa... Boh, non so, te la faccio rigirare nel dubbio. Allora, chiudiamo la bet. Te, Patrick, ci sei? Sì, sì. Risultato è sì, GG. Ti fai ne buttare fuori Papera, che non so se c'è. Cioè, Papera è questo qua. Ma... Fra poco vi avvio la nuova bet. Allora, nel frattempo prendo la ruota nuova e controlliamo anche una cosa. Approfittiamone per controllare una cosa. Che ricompensa avete attualmente? No, papà, non c'è. Apriamo il nostro il nostro registro. Dov'è che ce l'abbiamo qua? Dei abbonati. Dai, su. Fernando e anche Patrick abbiamo qua in teoria qualche parte. Allora, Patrick abbiamo un ospite speciale e un gettone del riciclo, che in realtà poi te li devo convertire. E... No, il gettone di riciclo, essendo che comunque è una ricompensa che tu hai scartato, vale come un giro di... Non è una ricompensa chiara, quindi ti faccio fare un giro di ruota. Va bene?
E poi c'è Fernando, che qua cosa abbiamo di Fernando? Niente, zero. Non ha mai vinto niente. Zero. Non hai mai vinto un cazzo, Fernando. Non so, correggimi se sbaglio, io qua non vedo niente. Questa è pure impallata la ruota. Dai, su, caricati, no? Oh, eccola qua. Lingua italiano. Dai, su. Butta fuori poco, intanto. Non gioca, quindi, l'altro? No, no, non c'è. Papera non c'è. Andato via, insieme a... Papera se n'è andato e non ritorna più. Dov'è? Espelli il giocatore dal gruppo. Ho fatto 7 giri con questo, che mi farai fare? E niente, finora non hai mai vinto niente, Fernando, sì. Minchia, che sfiga. Allora, qua facciamo così. Se vuoi guardare anche te la live, poi Patrick, che ti faccio girare la ruota anche a te. Sì, sì, ce l'ho. Facciamo così. Voilà. Non so perché ho un po' storpia. Non facciamoci troppe domande. Mettiamola qua, che si vede un po' meglio. È un po' più tonda. Primo giro per Fernando. Vediamo un attimo che cosa vince. Niente. 200 super punti. GG Fernando. Sono tanti, bro. Puoi vincere dai 50 ai 1000 punti. Diciamo che allora, questi super punti hanno il sistema dei punti canale classici che avete sul canale qua, ovvero guardate la live, accumulate punti, potete riscattare punti, ricompense qua. I super punti che possono ottenere soltanto chi s'abbona o chi dona e così via, hanno lo stesso sistema però sul negozio di Stream Elements, dove ci saranno ricompense esclusive che potranno riscattare quindi solo gli abbonati. Poi vabbè, c'è il Ti Vengo a Prendere, che per ora c'è anche con i punti canale, però l'idea è quella di avere ricompense un po' più belle, diciamo, soltanto per chi dà un contributo economico al canale, diciamo. Giusto per dare un vantaggio in più, in sostanza. Adesso, un secondo che ti segno i punti qua. Quanti giri abbiamo a testa? Uno. Uno. Sì, tu hai un gettone di riciclo, quindi. Adesso vediamo intanto... E dove sarebbe lo shop di Stream Element? Aspettate un attimo, dove cazzo è qua? Hai vinto, sì, 200 punti abbiamo detto, giusto? Sì. E devo trovare, devo vedere se c'è un link. Insomma, in teoria se voi fate punto esclamativo shop, no. No, punto esclamativo shop non è quello. 200 SP. Forse così dovrebbe essere. No. No, 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 aspetta. No, quello lì è un'altra cosa, era quello per le magliette e tutto. Vediamo l'elenco dei comandi. Comunque se fate così vi compaiono tutti i comandi disponibili. Punto esclamativo point per sapere quanti punti avete. No. E... Sapete che non lo so, o devo crearlo,
O lo devo creare o c'era già. Ma una volta c'era, mi ricordo, quando riscattavate i sound alert. Forse questo? Ok, punto esclamativo item per sapere quali item ci sono. Vediamo. Eccolo qua. Punto esclamativo item e vi apre questo link. Vi dà questo link che vi fa vedere che cosa c'è, giusto? Vediamo un po'. Esattamente, 1000 punti il VIP permanente e 10.000 punti il ti vengo a prendere in sostanza. Adesso, dicevamo, segniamo i punti a Fernando. Voilà, Patrick invece gira la ruota, vediamo che cosa vince. Magari metterò tipo di nuovo l'urlo di core, chissà. No, è quello, no, che poi mi rompe il cazzo, va. Oh, hai sfiorato i 1000 punti, no. No, hai sfiorato gli 800 punti, forse. E tu ti porti a casa. Hai vinto solo 50 super punti. Che script... Mamma, scriptato, sapete detto. Scam. Mamma, che scam. T'è andata male. Con 50-100 punti penso che metterò dei sound alert o magari delle challenge o cose così, non lo so. Se volete darmi qualche idea poi fatemi pure sapere. Allora, intanto poi avevi anche un ospite speciale che adesso non mi ricordo nella tabella quanto era di conversione, però adesso te lo faccio sapere a breve. E apriamo di nuovo la finestra di LOL, chiudiamo qua, chiudiamo là. Via anche questo. Ansioso di startare con l'altro. Startiamo? Sì, l'ho appena scritto. Ok. Intanto vi avvio la bet. Secondo voi stavolta vinciamo o perdiamo? 5 minuti sempre per scommettere a partire andiamo da ora. La fortuna dell'altra volta? Che culo prima. Allora, fai conto che l'equivalente di quello che ha vinto Fernando prima, che era la ex ricompensa... Semplicemente ci sono le ricompense di prima, io ho semplicemente sostituito il nome. Quindi diciamo che percentuale di drop e altro sono uguali a prima. Infatti prima c'erano 12 voci, infatti adesso ci sono 12 voci sempre. Ho semplicemente rinominato il tutto. Allora, eccolo qua. Fernando aveva vinto l'equivalente del VIP per un mese, che ha il 9,1% di probabilità di uscire. Tu invece il VIP, tu invece i 50 punti che hanno il 17% di probabilità di uscire. Io sono sempre il più sfigato, è veramente incredibile. Beh, comunque non male, dai. 9% di possibilità di ottenerlo quello che hai vinto te, Fernando, quindi è già qualcosa. Ah, ecco, dicevo, tu hai un da convertire, avevi anche un ospite speciale. Che l'ospite speciale, vediamo un attimo dov'è che era. Questo qua. L'equivalente della ricompensa sopra di quella di Fernando, 250 punti, 7% di possibilità di uscire. Quindi l'ospite speciale te lo convertiamo nella ricompensa proporzionata. Hai un totale di 300 punti te. Fernando ne ha 200 adesso. Appena arrivo a 1 milione di punti compro qualcosa. Che cosa compri? Compro te direttamente. Compri me. Ma 1 milione di punti... impossibile da ragionare. Impossibile. Ma se lo riscattassi il VIP permanente giro la ruota ogni mese o no? No, no, no. Allora, avete un giro di ruota per ogni abbonamento, per ogni mese di abbonamento che comprate o che regalate. Quindi avere il VIP per un mese o avere il VIP permanente non vi dà nessun giro di ruota. Avete un giro semplicemente per ogni mese che pagate. Che sia per voi o per qualcun altro.
Comunque adesso non mi ricordo quant'è, c'è scritto comunque se andate in punto esclamativo item. E banno Morgana va sempre, tu sei centrale, Patrick, sì. Se clicchi... No, io di Karen non gioco più, è un ruolo impossibile da giocare adesso. Qualsiasi cosa che ti attacca ti one shot. Minchia, beh in effetti. I maghi se scorsa season piangevano. Non c'erano danni, adesso i maghi piangono che non fanno danni. Piangono sempre i mid lane dei maghi. Allora, vediamo un attimo qua su shop. Adesso non mi ricordo ogni quanti euro di donazione ottieni. Ogni tot punti quanti ne ottieni. Comunque te Liga per ora siete quelli che hanno più punti, più super punti. Anche perché non ho ancora finito di convertire tutti quelli che c'hanno le vecchie ricompense. Allora, non convertirli così rimarrò con più punti. Comunque, cioè, se voi avete la botta di culo di fare 10 mesi di sub e tutti i 10 mesi vi escono 1000 punti, in 10 mesi potete riscattare il ti vengo a prendere, praticamente. Roba che è impossibile, però. Improbabile. Devi avere una probabilità, penso, su 1 milione che ti escano per 10 mesi di fila il 1000 punti. Che capolavoro suoneremo oggi? Sì, devi avere un buco di culo, una botta di culo praticamente. E perché non ho ancora resettato i punti? Adesso in verità devo resettarli. Comunque chi c'ha i punti lo so, nel senso chi c'ha i punti l'ho segnato sul mio registro personale. Quelli sono tutti i vecchi punti che ottenevate guardando le live e tutto. Quelli che erano per i contest, quelli di Fortnite. Infatti adesso non accumulate più quei punti guardando la live, ma li accumulate soltanto donando. Quello che devo fare è resettare i punti di tutti e man mano impostare i punti di chi si è abbonato. A proposito, avete scommesso una persona sul sì e nessuno sul no. E lasciami quei punti no. No. Sarebbe troppo sgravata come cosa. Allora, passiamo a schermo intero nel frattempo. Mi fai tipo bettare dopo che mancano 2 minuti a fine partita? No, assolutamente no. Come sarebbe giusto? Cioè, sarebbe giusto? Sì, se no non mi abbono più e non vengo più da te. Ho più dati per vedere se vinco o perdo. Ma quello lì è citare, Fernando, non va bene. Non va bene. Come, cioè, quando l'hai restato per tutti. Non te la pigliare a male. Allora, praticamente... Chiunque lascia il follow inizialmente, vabbè, sono generoso... Ogni persona quando si segue il canale ottiene 10 super punti gratis. Quindi 10 super punti uno inizialmente ce li ha. No, non è citare, è essere giusti più o meno. E ah, ogni dollaro che doni hai 40 punti. Quindi se tu fai una sub sono più o meno cos'è, 4 dollari. Hai un giro di ruota, se tu invece fai una donazione di 4 dollari hai 160 punti assicurati. 30 punti ogni 100 bit e così via. E le sub, anzi ecco, le sub vi danno 200 punti a testa, a prescindere. Cosa che però era un po' vecchia, adesso dovrò un attimo ricalibrare tutta la questione prezzi, punti e roba nel negozio. Quindi adesso vedete le cose così, ma sono ancora in fase di elaborazione, diciamo. Adesso non lo sto a sistemare adesso perché sennò lagga la live, si rallenta il computer e tutto. Non ci capisco più un cazzo, però esplode tutto.
No, non è che crash, però comunque come vedi adesso sta andando lenta a caricare la partita perché io stavo facendo altre cose. Stavo rallentando la connessione. Ti va bene allora. Vabbè, io comunque ho una 60 mega, non mi lamento. Ah, 60 mega, ma cos'è? Non è fibra, no? No, sì, è fibra, tra virgolette. Un po' farlocca, ma è fibra. Adesso io che ho una connessione un po' esagerata, allora. Beh, diciamo che essere giusti, Fernando, sarebbe giusto come... Adesso tolgo e rimetto il pollo all'infinito a Ashash. E tanto non funziona. È come il fatto che quando tu segui il canale ottieni 350 punti canale, mi sembra. No, sì, 300 punti canale ottieni. Però se tu togli il follow e lo rimetti, non te li ridà, ovviamente. Conto che io ce la giro. Non vi preoccupate che comunque poi devo, faccio il conteggio di quelli che comunque sono abbonati, sono stati abbonati, per tutti i mesi che hanno fatto di sub e le ricompense che hanno ottenuto. E poi ovviamente assegno i punti che possono ottenere comunque, diciamo retrocedendo a tutte le sub precedenti, come ho fatto adesso con Patrick, aveva delle ricompense ancora da utilizzare, io l'ho convertita in punti barare. E non si può barare, no, mi dispiace. Volete... La connessione è strana, cioè io ho un gigabyte di connessione. Effettivamente mi arrivano 960 mega. Strano, cioè perché di solito ce ne arrivano tanti meno. Perché si disperde la connessione. Ma se è tipo il nucleare, l'effetto del nucleare si disperde nel tempo. Ma forse perché è il cavo potente, non lo so. È potentissimo! Che palle! Che abbiamo contro, minchia, Vayne. Palle di fuoco, no? Hanno fuoco all'artificio. Ho le palle di fuoco. La madonna, Tarik, che rompicoglioni questa abilità. Cos'è da io? Non lo so, ma congelato. Sì, lo stun. Bello che il champion che sono contro deve assolutamente darti mana, perché altrimenti piangono, perché altrimenti non ha mana per spammare 8 spell al secondo. Io praticamente. Io c'ho anch'io la abilità, quella roba, la mana del flusso, quella che ti dà mana. Non ce l'hai la fascia del flusso? Sì, sì, ce l'ho, l'ho proccata una sola volta, perché non posso avvicinarmi. Ma io con Sona è comodissimo usare la fascia del flusso, perché comunque la Q titta più o meno... È presente io che sono al centro dello schermo? Aimbot, sì, beh, sì, per no, a parte che c'ho l'aimbot, però comunque più o meno dal centro dello schermo mi itta più o meno... L'inizio, sei in basso che c'hai le quattro abilità, più o meno lì vicino arriva, dal centro dello schermo. Sì, è tantissimo. Quindi comunque io stacco molto velocemente. Infatti sono già a 6 stack. Sono a 150. Poi mica, è bello 25. Perché... 25!
È bello perché ti rigenera ogni 5 secondi, almeno era così una volta, non so se l'hanno cambiata, ogni 5 secondi l'1% delle mana mancante. Sì, è ancora così. Capisci che quando arrivi a buildare 3000 di mana, come prima, Rigenerazione mana di base più l'1% ogni 5 secondi, che sono 30 ogni 5 secondi, mi sembra, sì. Parecchia mana. Parecchio, parecchio tanto. Sono a 8. Sono a 1. Adesso mi faccio la nona. Rimarrò a 1. Nona stack fatta. Sono a 1. No, ma perché tu sei un melee. Sono su range. Come sei ranged? Ma da quando? Sono Victor. Ma scusa, non sei Trundle. Ah, minchia! Io guardavo in top. Sì, usavo la fascia del flusso su Trundle. Che cazzo ne so come si gioca Trundle. L'ho giocato una volta e basta. Vai, fatto, l'ho maxata. Minchia, tu sei un ranger, te cazzo non riesci a hittare. Mi shot away. Tira due abilità, sono morto. Mi fa letteralmente quella merda. Cioè, quanta vita che ho perso? Tutta questa vita, un'abilità. Vabbè. Tutti i maghi che one shotano contro. Ce l'ha fatto, ha fatto. Ho due stack. Tre stack. Mamma mia, tre stack. Hai vinto la partita adesso. Mana infinita. Quattro stack. Ma se io mi pigliassi stivali con penetrazione magica. No, vabbè, dai. Fresi più danni. 18% di penetrazione magica. No, però la build che faccio non ha penetrazione magica, ha solo AP puro e basta. Mi sembra. Vediamo AP, sì, no. Niente, no, niente stivali allora così. Vediamo un attimo cosa cazzo posso farmi. Un'altra stack, no, basta, ho vinto. Ho fatto un'altra stack, sono 5. Deck riusciva a finire. Il tuo deck riusciva a finire prima di te. Ho già finito. Minchia, che culo! Che culo, guardami! Te vedi? Hai uno di vita, vedi? Avevo forse 5 o 8 di vita, più o meno. 2025, vai, di oro. Yeah! Allora, tenacia, resistenza magica, ci potrebbe stare chi abbiamo contro. No, scherzavo. E movement speed... Effetti di controllo di rallentamento ridotti. Potrebbe essere utile contro Trundle, effettivamente. Huawei rallenta? È morto Huawei. Huawei rallenta o no? Vabbè, facciamo così, dai. Diamoci questa, va, che mi dà velocità abilità, dai. Se no altri stivali utili. Perché comunque sì, se prendo magari gli stivali da rapidità sono più veloce, vero? E gli effetti di rallentamento sono ridotti. Però
Però comunque con questi posso spammare più velocemente abilità, che è la cosa principale di Sona, spammare abilità. Se lo... un champion che tira abilità, non lo so. se aggiungi lo spammare abilità a un mana infinito, vedi, fa a tutto andare così. Fai Q, W, E, Q, W, E, Q. Tempo che premi la Q, la S è già ricaricata. Scusa, ma è 4-1, mi sforco, ma dove? Quando ha fatto tutte queste kill? Potenziamola un po' la W, dai. Sto maxando solo la Q, che fa danni. Devo ancora finire la fase del flusso, ti rendi conto? Mi manca ancora una stagione, sono 11 minuti e 30. Vabbè. Brava Miss Fortune. Ghost, mi sto un po' annoiando a non fare nulla a Asha, non è che dopo giocheresti a Fortnite? Te l'ho detto, Fernando, per oggi ce l'ho. Mi dispiace che tu ti stia annoiando. Raccontami un po' qualcosa, dai, che hai fatto di bello? A te non piace lo... Ah, è vero, a parte che te non potresti manco giocarci, anche se ti piace, vero? Che tu giochi dalla Switch. Piamo questo? No, non so. Vabbè, in realtà non è un peccato. In realtà è fortunato che non puoi giocare a LoL. LoL ti rovina come gioco. Non è un bel gioco, LoL. Piamo questo, dai. Oggi riprendiamo l'item dell'altro giorno. Ma a caso. Così giusto per fare un po' più di danni. Prima ho preso invece, quale altro item ho preso? Prima ho preso questo qua, forse. Cazzo, se lo ricorda? Ho preso questo qua, forse, boh. No, non ho preso questo. Ho preso... questo che cazzo è? Questo va bene per i tank, mi sa. Non ho fatto nulla oltre ad aver finito Cobra Kai, visto che ci ho il gesso, non posso fare nulla. Ah, Cobra Kai, ho sentito che sì, ne hanno parlato bene alcuni miei amici. Dicono che è bello. Visto che ho fatto, ho ucciso Vayne, sono potentissimo. Allora, ricevi la benedizione riducendo i danni subiti dai campioni di un 35%. Minchia, ma è un botto tank. Mantenendo questa protezione per 2 secondi dopo aver subito il danno al campione. Quando lo scudo si spezza... Bello come quel Cho'Gath è 6-0. Aspetta. Ah, quindi io, allora, con questo item qua, in teoria, cioè quando sono fuori dal fight accumulo questo scudo. Quando entro in fight, i primi 2 secondi di fight ho questo scudo che mi riduce notevolmente i danni. Dopo 2 secondi si spezza lo scudo e
E rallento il 50% dei nemici. Molto, ho sentito dire, non so se è vero, che dovrà uscire la sesta stagione. Non lo so, a me non mi fa impazzire comunque. E non mi piace per un cazzo Cobra Kai. Non l'ho manco visto, però già il fatto che parla di arti marziali, onestamente non sono fan di quei tipo Karate Kid, sta roba qua. Porca troia, che danni ho fatto a Vayne con una Q? Ho tolto un quarto di vita a Vayne con una Q. Ma che cosa? Vabbè, c'ho la Q quasi maxata già, è vero. Ho già la Q a livello 4, effettivamente. Sono un support che è fatto per buffare. Io cosa faccio? Maxo la Q per far danni. Tu buffi i danni. Esatto. E stilo pure il carretto a Miss Fortune. Brava Miss Fortune. Me lo compro adesso il Rab. Sì, sto cazzo. Oh sì, ma posso già comprare. E compriamoci il compagno di Luden. O compro prima la malignità. No, forse la malignità. Mi dà. Entrambi mi danno velocità e abilità. No, però una però va con la ulti, l'altra. No, apriamoci prima questa, dai. Va, non è che parla molto del karate, parla più che altro delle rivalità e di altre cose, però ci sono molti combattimenti fighi. Ti dico, io ho iniziato a vedermi settimana scorsa Peaky Blinders, non è affatto male. Certo, man mano che va avanti un pochino scade, secondo me. Però rimane pur sempre una bella serie. Prima stagione è stupenda, seconda, beh dai, molto bella anche quella. E... hai visto come ti abbiamo portato lì? Ti abbiamo servito la kill. Ma a parte che hai visto quanti cazzo di danni io ho fatto io come support? Cioè, effettivamente sono rimasto abbastanza stupito. Io vorrei vedere. Ma bello che qua c'è scritto. Cioè, se io guardo la Q c'è scritto 57 danni. Ma non sono 57, però. Io non capisco sta cosa. Perché, cioè, se leggo l'abilità c'è scritto un tot. Come prima. Io ho letto che faceva 400 danni la mia ulti. Ho tirato la ulti su Nasus e ho tolto un terzo di vita. Però non ha 1200 di vita Nasus, capisci? È quello che non torna. Mi fa un po' triggerare. Il balance è decente. Aspetta, vediamo un attimo. Ah no, aspetta, sono... Ah, aspetta. Ho letto, Sona ottiene un'aura per 3 secondi, conferendo ai campioni alleati 57 danni bonus magici. Ah, ok, no, ma quanti danni faccio io? Il Sona infligge 230 danni con la Q, ok, avevo letto male. 57 sono i danni bonus che fanno i miei alleati che stanno nel mio cerchio. Ora i conti tornano. Non voglio immaginare prima allora quanti danni erano quelli della Q. Se io ho letto il buff come danni. La tua torre è stata distrutta. Vai, Trundle! Cominciamo a buffare un po', sì, a buffare, a visionare anche un po' la giungla. Ma quanto stacca la cura e i danni? I danni del 40%, questa è del 15% dell'AP, le cure. Un cazzo praticamente. No, ciogate, state buono. È 9-1 quel ciogate. L'ho capito quando mi ha letteralmente scioccato. Ho fatto la mia prima morte, pensa te.
Ero a zero morti finora. Anch'io. Però. Sono morto che quel trandolo è 1-8. Si fa l'astil. Su Cho'Gath. Sei su Cho'Gath, su trandolo. Niente. Lost game. Non è detto. Sono Victor, io one shot. Vabbè. Tu adesso puoi tenere la live aperta un secondo. Se vuoi riavvio la bet. Se vuoi scommettere, così scommette anche Fernando, chi non ha scommesso finora. O eri te che non avevi scommesso prima? Sono io che non ho scommesso. Patto, ci ho tirato la Q, vai che adesso ce la facciamo. Niente. E la Q, l'Ignite ci ho tirato, ma non fa un cazzo. Mi devo fare anti-heal? Cioè lui si cura? Sì, ma che cazzo. Cioè un Trundle non può letteralmente permastunnarmi. 800 danni di ulti, trottellerla. Trontrollala. Girando come un deficiente. Roteando come un deficiente. Comunque un calabrese. Che insulti per i cuori. Circolazione del sangue e fisica in una maniera che non puoi capire. Minchia. Vabbè che hai problemi alla circolazione. Se ulti... Fatto gnam gnam gnam. Gnam gnam gnam. Per il gesso, per quello. Ah. Ma quanto è grosso? Sì. Eh? È il mio cazzo, secondo te? Cos'è che diventa sempre più grosso in sta partita? Oltre, no. Oltre al divario tra le nostre e le loro kill. Arrivo? No, no, lascia. Devo guidare questo. È un demonio un po' tra... Ma che cazzo ci fa il drago qua in mid quasi? Il fake drago. Poi vedo, no, aspetta, quello non era il drago, era Cho'Gath, dico tra un po'. Ti esce fuori il drago enorme, arriva Cho'Gath, è ancora più grosso del drago. C'è l'altro Trundle che mi ha pingato. Come dire, che cazzo fai? Perché me ne sono scappato e l'ho lasciato da solo. Beh, sì, porco due. È un 11, quindi... Sì, no, ma poi che cazzo vado a fare? Il 2v4. Quando noi due non siamo fidati e loro tutti e quattro sono fidati. We can win. Lo ulto? Vai, lo ulto. Hai visto che ulti provvidenziale, mica? Baron. Scherzi a parte, non ci fossi io come support. Non voglio dire che carry il game, però la mia ulti, cazzo, nei fight ribalta la situazione, veramente. Voi non avete visto niente. Se non ci fossi, prego, lo so.
Oh vabbè, vi stavo dato la priorità a shieldarvi. No, però scherzi a parte. Metti anche casi come prima, minchia, non ultavo Cho'Gath. O scappava o magari qualcheduno se lo ammazzava di noi. Effettivamente stunnare per un secondo e mezzo sembra poco, ma comunque in un team fight con due se ti cambia. Allora. Mi sono distratta un attimo. E niente, ho preso la malignità. Sono diventato un maligno. Sta build però comunque è un bot work. Lasciando il fatto che è su Sona, però comunque è una build potente. Sei diventata una casa di carta, carina devo dire, come serie, molto bella. Guarda, c'è anche la casa di Tolkien. La casa di Tolkien, aspetta. Sì, sì, si la sempre. Casa di Berlino. Sì, ecco quella roba là. Cioè, siccome hanno detto, hanno finito i soldi che hanno guadagnato. Ok, sì, ho fatto la stronzata. La tua torre è stata distrutta. Sì, bello, bello, cioè, letteralmente... Non potrei fare un cazzo perché ti permasilenziano. Forse non potevi dirmelo che ce l'avevo sopra. Cioè, mi stavo attaccando. Non stavo neanche guardando il gioco. Cosa? Sono morto perché non stavo guardando il gioco. Capita. Io mi sa che vado ghost. Vai. E niente, buonanotte. Avete un po' rotto il cazzo questi stun, eh? Guarda, vinti merda. C'è. Vai a fare in culo. Un nemico è stato ucciso. La tua torre è stata distrutta. No, recupero vita, bello. Cioè, Tanda sta perdendo 1v1 contro il calabrese. Il calabrese. Il calabrese. Sono stupido. Ah, ho capito. Non avevo visto che c'erano pure i calabresi in partita. Io mi sa che un vado calabrese. Voi. Cioè, dimmi te, uno fa... Sì, sì, ti ho sentito, Fernando. Dicevo, buonanotte, se vai. Aspetta, forse non è il momento ideale per rifarla adesso, perché potrebbe invalidare un po' il risultato, eh. Palesemente vincerò. Eh? No! Nessuno ha visto niente, a parte il mio jungle che mi darà del deficiente. È proprio un calabrese. Che coglioni vedi? Cioè, forte qualcosa non muore, cioè, c'ho penetrazione magica! Ti ha fatto full resistenza magica, tanto per counter me.
GG. E niente, è andata così. Tu, Fernando, ci sei ancora? O sei già andato? Vabbè, io posso ti saluto. Eh? Io ti saluto che vado, che... Vado un attimo, mm-hmm. mi sta chiamando... Messo stacco pure io, mi sa. Che è sto qua, boh? Beh, un saluto a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ma questo è il livello 496, così tanto. Niente ragazzi, se c'è ancora qualcuno nella live, io vi ringrazio della compagnia, vi auguro una buona notte a tutti e noi ci becchiamo ad una prossima live. Bye bye.